Buonasera a tutti ragazzi, non ci sono, aspettate che non c'è la webcam. Ovviamente qualche problema tecnico, raghi, sempre. Eccomi qua. Benvenuti in questo canale, benvenuti in questa nuova live a tema Pokémon Leggende Arceus, o meglio, Leggende Pokémon Arceus. Ragazzi, sono felicissima di essere qua stasera con voi, non potete capire quanto io sia felice. Perché praticamente dopo la live dell'ultima serata, ovvero quella di lunedì, mi sono resa conto che non mi facevano uscire dal villaggio Giubilo prima di fare praticamente le missioni dentro il villaggio. Quindi sono rimasta bloccata dentro il villaggio Giubilo senza poter fare le secondarie. Quindi vi giuro, non vedevo l'ora che arrivasse questa live solo per poter continuare finalmente questo gioco meraviglioso. Quindi andiamo perché dopo l'ultima live dobbiamo lottare contro Demon, quindi il capitano del team Diamante. Quindi lottiamo. Lotta con me, Abern. Beh, ovviamente sì. Melio, osserva bene. Vi ricordo che Melio è il capitano del nuovo Pokémon da calmare. Qua abbiamo il nostro Typhlosion nella sua evoluzione finale, Fuoco Spettro, vi ricordo. Andiamo di ruota a fuoco, vediamo. Attenzione, Leafeon resiste, guardate quanto è bello tra l'altro. Resisti, ok. Eevee gli fa occhi teneri. Scusate per le notifiche. Ok. Secondo attacco? Sì, perché aveva fatto la mossa rapida, quindi è in grado di sferrare due attacchi. Proviamo lanciafiamme, ragazzi. Bello! Fighissimo lanciafiamme, ci sta. Beh, è rimasto soltanto il piccolo Eevee. Quindi le mosse azione non hanno effetto contro questo Typhlosion. Fantastico, ragazzi. Andiamo sempre di lanciafiamme. Shottato, povero Eevee. Pure brutto colpo gli ha fatto. Ottimo, direi che non ci abbiamo messo molto. Bene, ragazzi, si prosegue. Ora che hai visto di che pasta è fatta Abern, evita di intervenire a sproposito. Un membro del Team Perla incaricato di aiutarti si farà trovare all'area allenamento. Allora ci si vede, conto su di te anche a sto giro. E tu datti una mossa, meglio, ti aspetta una bella lavata di capo. Ma dai, bello, risparmiamela. Beh, adesso dobbiamo cercare la tipa del Team Perla. Nel frattempo, Selina, seguimi nell'ufficio della squadra di ricerca. Dobbiamo parlare della tua nuova missione. Ok, quindi dobbiamo sia cercare la tipa del Team Perla all'area allenamento, sia tornare a parlare con Selina. Ah, già fatto. Per questa spedizione dovrei esplorare le pendici Corona. È un punto molto vicino allo squarcio spazio-temporale. Non ho idea di quali pericoli ciò comporti. Hai il rango giusto per occuparti della missione alle pendici Corona. Per le tue indagini su Electrode, ecco ragazzi, Melio è il capitano di Electrode. Avrei bisogno dell'aiuto di una persona in particolare. Ecco le mie istruzioni. Per prima cosa dirigiti all'area allenamento. Ok ragazzi, dobbiamo incontrare Andy, che non è quello di Toy Story, ragazzi. Andiamo all'area allenamento che dovrebbe essere quella dove si trova quella dai capelli rossi. Che non mi ricordo come si chiama. Comunque l'area allenamento dovrebbe essere quella. E infatti già mi sta aspettando Perula. Insieme al nuovo personaggio che avevamo incontrato. Eccoli qua. Abern, questo gentiluomo è Andy, il capitano che si occupa di Sneasel. Provvederà a guidarti da lui. Mi presento di nuovo, mi chiamo Andy e sono un capitano. Mi scuso per la mia intrusione di questa mattina. Mi dicono che la tua destinazione finale è Electrode. In tal caso avrei bisogno di passare per Sneasel. Anzi, ragazzi, scusate, io ho letto Sneasel, ma è Sneasler. Finisce con la R, quindi non è lo Sneasel che conosciamo noi. Tuttavia, bisognerà vedere se Sneasler sarà disposto ad accettarti. Lo scopriremo solo una volta al suo cospetto. Ebbene, avviamoci verso il Monte Corona procedendo con prudenza. Ragazzi, dovrebbe essere lo stesso Monte Corona di Pokémon Perla Splendente? No, perché siamo in un'altra regione, però mi piace che ci siano dei continui rimandi ai vecchi capitoli. Nel frattempo, buonasera al videogiocatore e benvenuto. Buonasera, ho staccato proprio poco fa. Lavoro soltanto con gli obiettivi del Pokédex e ammetto che è noiosetto farlo, però voglio farlo. Sì, ragazzi, ma infatti in questo gioco
Rispetto agli altri giochi dei Pokémon, non basta catturarli una volta. Avete visto che per completare la pagina del Pokédex bisogna catturarli tipo 40 volte, non adesso non mi ricordo il numero esatto. Bisogna catturarli un tot di volte, averli sconfitti un tot di volte, conoscere tutte le evoluzioni. Quindi qui il Pokédex è molto più tosto degli altri giochi, quindi capisco che non è per tutti. Io stessa, ragazzi, non vi nego che non lo completerò qui in live, cioè noi finiremo la storia, il resto del gioco me lo godrò per i fatti miei e capisco che non è una cosa che può impiegarvi chissà quante ore della giornata, cioè a passatempo lo completerò il Pokédex, se lo completerò, chiaramente voglio completarlo come stai facendo tu il videogiocatore, però sicuramente è una cosa da fare a perdita di tempo, cioè non ci si può bloccare presso al Pokédex perché altrimenti non si gioca ad altro, io ho un botto di roba da giocare, quindi magari lo faccio la sera prima di andare a dormire, ma di sicuro non come attività principale, quindi ti capisco tranquillamente. Bene ragazzi, andiamo. Sai, tu ed Andy avete qualcosa in comune, in che senso? Nessuno sa da dove venga, lui stesso non ricorda nulla del suo passato. Forse lavorare a stretto contatto con te potrebbe aiutarlo a recuperare la memoria. Tipo, in realtà è suo padre nella vita reale. Anche questa volta conto sul tuo aiuto, so che non mi deluderai. Bene, vai in esplorazione alle pendici corona. Finalmente mi fanno uscire, ragazzi. Ripeto, sono stata bloccata perché finché non facevo tutta questa parte di trama, non mi facevano uscire dal villaggio Giubilo. E non potevo non farvi vedere queste cose. Quindi mi sono trattenuta e non ho giocato. Il videogiocatore dice, sono a 60 ore, mi manca ancora l'ultimo Pokémon da battere. Ah, l'ultimo re ti manca. Ci sta, io non credo di essere così tante ore. Però vabbè, io lo sto giocando prevalentemente con voi. Buonasera Mattia, benvenuto. Abbiamo ricevuto segnalazioni di comparse massicce di Pokémon, stai in guardia. Ok, dobbiamo andare qua ragazzi, Pendici Corona, effettivamente è un luogo nuovo. Quindi andiamo alla base sulle pendici. È giusto in praticando. Ragazzi, mi fate buggare in questo modo però. Non mi fate buggare, che giove i miei problemi. Ok, si vede lo squarcio, ragazzi, siamo vicinissimi allo squarcio, attenzione. Abermadier, ti do il benvenuto alle pendici corone. I monti non sono altro che grossi massi e vista la conformazione del terreno possiamo aspettarci numerosi Pokémon di tipo roccia e di tipo terra. Quello che vedi laggiù, sovrastato dallo squarcio, è il monte Corona. Si ipotizza che l'intera zona sia pervasa da un campo magnetico che influisce in qualche misura sui Pokémon. Ok, va bene, no problem. Raggiungi la cima insieme ad Andy. Ragazzi, là c'è un Luxio, attenzione, più di un Luxio. Ma tanto noi ce l'abbiamo già il nostro Luxray, non ci serve un Luxio. Ok, dobbiamo raggiungere quella zona. Vabbè, sì, mi posso buttare, non penso che muoio, vediamo. No, perfetto. Posso andare col Pokémon, vediamo. Sì, ragazzi. Usciamo. Ok, arrivati. Ho preso una scorciatoia Maritto, ma... Anzi, in realtà era più un fiume. L'Electrode che cerchi è noto a Isui come il re delle grotte. Confesso che mi sembra alquanto diverso dagli Electrode di cui ho memoria. Tuttavia, le scariche elettriche che rilascia sono ugualmente nocive. Avvicinarsi incautamente sarebbe pericoloso. Potrebbe tornarti utile catturare Pokémon su cui l'elettricità non abbia alcun effetto. Ragazzi, ci dobbiamo mettere i Podon in squadra. Electrode è già irritabile di suo e ora ha persino perso il controllo. Anche i Pokémon hanno i loro grattacapi. Concordo in pieno, la vita è tosta sia per i Pokémon che per gli esseri umani. Ehi là Andy, capitano del Team Pearl, e ciao pure a te, trovatella del Team Galassia. Il solo fatto che vogliate incontrare Electrode, il magnifico re delle grotte, è oltraggioso. Ma io sono un uomo dal cuore tenero, quindi vi permetterò di dimostrarmi se ne siete degni. Non illuderti, sarò il più grande ostacolo che tu abbia mai incontrato. Non ci penso neanche. Lascia che ti spieghi la mia geniale teoria. La collera dei Pokémon regali è il segno della benedizione del sommo sinno. Mi sembra più che chiaro, dato che la collera li ha resi molto più forti, dovremmo esserne lieti. Sono certo che far scatenare i Pokémon regali sia necessario per dimostrare al sommo sinno la rettitudine del Team Diamante. Anzi, posso affermare con sicurezza che è proprio per far sì che ciò avvenga che io sono venuto al mondo. Addirittura. Ma soprattutto un Electrode che rilascia elettricità nel profondo delle montagne è un motivo sufficiente perché il Team Galassia venga ad impicciarsi? Ti consiglio di tornartene al villaggio Giubilo, da brava. Addio.
Questo modo di pensare denota profondo egoismo. Non sembra considerare la sofferenza che provano i Pokémon in preda alla collera. Abern, cosa vuoi fare? Proseguiamo. Ovviamente. Ci aspetta un tragitto irto di pericoli, ma il mio motto è guidare con prudenza. Per raggiungere Snizzler è necessario percorrere la grotta labirinto davanti a noi. L'interno è gremito di Golbat, dei Pokémon che si trovano perfettamente a loro agio nell'oscurità. Il buio rende pressoché nulla la visibilità, ti invito a procedere con cautela. Vediamo, vedremo assieme ragazzi. Nel frattempo andiamo avanti, dobbiamo entrare in questo, in questa sorta di grotta, la grotta labirinto. Quindi il nome non promette bene, però proviamo. Mattia, tranquillissimo, stai giocando un titolone, quindi vai tranquillo. Ok, siamo entrati insieme al capo però. Andy, questa sì che è una sorpresa. Le torce sono scomparse. Non sarà un tentativo di sabotaggio da parte di Melio? Eh beh sì. Non hai nulla da temere, conosco bene il tragitto. Ti condurrò comunque al capolinea. Né tenebre né tempeste potranno far deragliare il nostro convoglio. Fai bene attenzione a non sganciarti da me. Vabbè, non dobbiamo perderlo, d'accordo, no problem. Poi ci torno per i fatti miei se voglio catturare Golbat e compagnia bella. Mi sovviene adesso di aver avuto un compagno inseparabile, anche se è solo un ricordo vago. Non riesco a ricordarne il nome, credo fosse un Pokémon che usava il fuoco. Se adesso fosse qui potrebbe illuminare per noi questa buia via. Vabbè, ma io ce l'ho un Pokémon fuoco, però, dico, tu la sai già la strada. Effettuiamo una breve fermata qui. Rilevo la presenza di un Crobat Alpha alla tua destra, in ogni caso dubito che possa costituire un impedimento al transito. Vista la scarsissima visibilità sono comunque costretto a effettuare una deviazione, mi scuso per l'inconveniente. Fai bene attenzione a non sganciarti da me. Beh sì, per ora ragazzi non mi metto a catturare, sinceramente. Rimembro ora un uomo che somigliava a me, credo parlassimo di Pokémon. C'era una frase che lo caratterizzava, diceva qualcosa come «soprattutto adoro vincere». Se fanno vedere Bayonetta, Sabrina fa la live fino a luna, vero? Siamo per raggiungere il capolinea. Ottimo, ragazzi, stiamo già arrivando. Sento che nel mio cuore albergano ricordi a me preziosi, benché sfuggano alla mia memoria. C'è una parte con l'acqua, ragazzi, bellissimo. Giunti a questo punto, possiamo considerare il viaggio quasi concluso. Oh, ecco. Ecco le torce. Meglio riaccendere le torce e fare luce, altri viaggiatori ne avranno bisogno per procedere in sicurezza. Beh, ovvio, anche per noi che dobbiamo andare in giro. Oh, sembra che tutte le torce siano accese ora, i controlli di sicurezza sono stati eseguiti, prepariamoci alla partenza. Seguendo il tracciato giungeremo a destinazione. Ragazzi, ovviamente mi ha mollato lui, perché se volessi io potrei tornare indietro a prendere quel Golbat, ma sinceramente, ragazzi, ripeto, mentre sono in live non voglio distrazioni di alcun tipo, voglio andare avanti insieme a voi. Quello mi interessa, al massimo catturare Pokémon di passaggio, why not? Ma soffermarmi troppo su altre tipologie di Pokémon, non ce n'è la necessità. Quello mi vede adesso, sicuro. Pronto. Mamma ha già visto però, Vabbè. Forza, va. Ammazziamolo lui. Mattia dice, no, era una scommessa, oddio, beh, dipende, potrei farla live fino a luna, dipende dalla durata del Direct Nintendo. Ah, guardate quanto è forte sto Golbat, attenzione. Ok, ragazzi, quello che volevo, è rimasto con un goccino di vita, ora me lo acchiappo sto Pokémon e non se ne parla più. Catturato. Il videogiocatore dice comunque oh, è Breviary che mi fa volare, è una goduria volare per le mappe. Ragazzi, spoiler, si potrà volare. Vabbè che non, tranquilli, non ce l'ho con voi perché, cioè, lo immaginavo che prima o poi avrei cavalcato anche un Pokémon volante. Però insomma mi ha dato la conferma, bellissimo. Comunque si va di là. Mettiamoci primo Type Lotion, che non so cosa mi aspetta. Che poi ragazzi, su scema, mi sono dimenticata che mi dovevo mettere un Pokémon Terra in squadra, mi sono proprio dimenticata, boh, vedremo. Intanto usciamo da qui. Ok.
Siamo praticamente sotto lo squarcio, ragazzi. Il professor Leven mi ha informato che sei caduta dal cielo. Anche io mi sono ritrovato a Isui, una terra a me del tutto sconosciuta. L'unica cosa che ricordavo di me era il mio nome. Mi sentivo confuso e straniato. Mi sembrava di non riuscire a muovermi. Poi il Team Perla mi ha tratto in salvo. Avendo dimostrato una certa affinità con la natura e i Pokémon, sono stato nominato capitano. Ma non so ancora bene che ci faccio in questo mondo. Oh, mi scuso per queste inutili chiacchiere. Avanti tutta. Tranquillo il videogiocatore, tranquillo, nessun problema. Ragazzi, là c'è un Heracross, lo voglio Heracross però. Si sta avvicinando da solo. No, non volevo combattere contro di te, Heracross. Vabbè, vuoi combattere, si combatte. Toh. Volevi combattere? Ah, ecco, ti ha accontentato. Allora, chi è che ce l'ha con me? Qualcun altro mi ha visto. Ah, vabbè, ma non ci voglio combattere contro un piccolo Parasect. Allora, continuiamo. Adesso l'acqua non ci fa più paura, fortunatamente, perché era una rogna ogni volta cadere in acqua. Beh, andiamo dritti dritti verso l'obiettivo. Ripeto, non voglio troppo perdere tempo in giro, anche per rispetto vostro, ragazzi. Quindi siamo arrivati. Vediamo un po', guardate già chi c'è. Ecco Melio. Ma tu guarda questi, come vi è saltato in testa di rimettere a posto le torce che avevo fatto sparire? Avete mandato in fumo il mio nobile gesto. Di quale nobile gesto parli? In quelle condizioni era impossibile transitare. A quanto pare essere entrambi capitani non significa che la pensiamo allo stesso modo, eh? Ho spento le luci per i Pokémon, preferiscono l'oscurità, genio. E dei barbari come voi vorrebbero incontrare il re delle grotte Electrode dopo aver snobbato in tal modo il mio gesto di gentilezza, ma scherziamo? Aprite bene le orecchie, se volete passare di qui dovete prima sconfiggere il mio compagno. Vai, lascia fare a me, non ti preoccupas, ci penso io. Vai, Skuntank, fagli annusare il tuo tanfo letale. Attenzione, ragazzuoli, dopodiché penso che mi cureranno, quindi posso andare tranquilla. Ok, inizio lotta. Proviamo a fargli lanciafiamme. Dai, ci può stare. Tecnica potente, attenzione, potrebbe farci molto male, esatto, perché noi siamo anche spettro, ragazzi, mi ero dimenticata, quindi la mossa buio ci fa male male. Comunque andiamo con Floatzel perché acqua dovrebbe andare bene contro Skentank. Andiamo di Dropulsar. Gli è rimasto un goccino di vita, non dovrebbe farci troppo male, oddio, in realtà un po' male ce l'ha fatto. Vai di acqua getto. Ok. Beh, sconfitto il tuo compagno, caro Melio. Non ti montare la testa. Skuntank e io non abbiamo ancora gettato la spugna. Per ora lui ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto, quindi abbandoniamo il campo. È una cosiddetta ritirata strategica. In pratica è un cambio di rotta, ma tu non abbassare la guardia, te lo sconsiglio. Che individuo vivace. Beh, mi chiedo quale sia il suo intento. Comunque è meglio affrettarsi verso la cava degli antichi. Bene, purtroppo siamo ancora KO. Lì chi c'è? Il capitano, quindi non dovrebbe essere un problema. Mattia dice: spero che il direct sia bello, che oggi sono triste. No, Matthew, come sei triste? Non esserlo, Matthew, noi ti vogliamo bene. Vediamo cosa dice il capitano. La cava degli antichi. Gli antichi abitanti della regione venivano qui a estrarre le pietre per costruire i loro templi. Mi chiedo se esseri umani e Pokémon lavorassero fianco a fianco, se i Pokémon semplicemente lavorassero per loro. Le pietre, testimoni di quel lontano passato, ci faranno da protezione contro i Pokémon ostili. Andy, ecco è arrivato Etelo, ragazzi. Questo viene sempre, incredibile, ci segue. Tu sei Etelo, se non ricordo male, come posso esserti d'aiuto? Vorrei farti una domanda sulla tua amnesia. Credi sia dovuta allo squarcio? Ne dubito, e anche se lo fosse non potrei saperlo. La mia memoria sembra del tutto obliterata. Non ricordo nemmeno da dove vengo se avessi una famiglia. Perciò credo sia meglio che tu ti rivolga ad Abern. Capisco, ti auguro di poter recuperare la memoria un giorno, caro Andy. Dimmi, Abern, hai qualche ricordo precedente della tua caduta? Vi era forse qualcosa al suo interno, dello squarcio, ovviamente? Sì, c'era qualcosa perché c'era Arceus o Arceus. Personalmente ritengo che vi si possa trovare l'origine di quei fulmini inspiegabili, lo penso anch'io.
perché secondo me è il Pokémon che lo fa. Stando alle mie ricerche, lo stesso Squarch si aprì in un lontano passato ed è questo il motivo per cui il fenomeno è conosciuto ancora oggi. Quanto a un eventuale mondo che potrebbe trovarsi oltre i suoi confini, la mia ipotesi è che si tratti del regno in cui risiede il Sommo Sinnoh. Ma se così fosse, perché lo squarcio che si era chiuso in passato sia adesso riaperto? E soprattutto, per quale motivo ne fu riuscita Abern? Qui ci sono troppi interrogativi. Etelo, mi auguro di cuore che tu possa fare luce su questo mistero. Porterebbe serenità a tutti coloro che temono la collera dei Pokémon regali. Per me la sicurezza degli abitanti del luogo è la priorità. Mi duole deluderti, ma il sottoscritto è solo un appassionato di rovine. La persona più adatta per le indagini è Abern. Su queste note vi saluto, arrivederci. Oggi mi stanno facendo leggere un botto. Superato questo punto saremo vicini alla stazione finale. Proseguiamo veloci ma con cautela. Senti, ma non mi potevi curare i Pokémon tu, dico io. Vabbè. Dai, me li curo però. Cioè, alcuni me li curo. Tanto le pozioni sinceramente non mi interessano. Almeno Luxray, poverino. E anche Floatzel, perché è forte, può servire. Typhlosion non lo lasciamo morto, tanto è quello che ha livellato di più. Ok, proseguiamo. Là c'è un Bronzor. Sinceramente lo vorrei prendere, se ci riesco. È strano però, si muove in modo strano, però vabbè. Ok, l'abbiamo preso. Là ce n'è un altro. Ma mi vuole acchiappare. Oh mammina. No, non voglio combattere contro di te. Sei grande tu. Ok. Andiamo. Oh mammina. No, no, non mi hai visto. Non mi hai visto. Vediamo se vuol lottare. Vuole lottare o scappa? No, vuol lottare. Ragazzi, lotto, perché comunque lo voglio catturare. Vediamo. Qua c'è neve, ragazzi. Sta nevicando, che meraviglia. Guardate il personaggio come si è riempito di neve, ragazzi. Adoro. Ragazzi, paralizziamolo, non si sa mai. L'ha evitato. No. Bravo Luxray, anche il nostro Luxray ha evitato, quindi approfittiamone. Ok. Ottimo, l'abbiamo paralizzato strabene. Vai di sgranocchio. Ottimo. Aia, battiterra, è forte. Aia. Ma ci serve sto Pokémon, ragazzi, perché contro il... Se è terra è perfetto per noi, per combattere contro Electrode. Quindi io me la tento, ragazzi, a prenderlo come una Pokéball normale. Purtroppo Luxray muore, ma no problem. No problem. Cerchiamo di prenderlo, ripeto, con una Pokéball normale, che se riesco a mettermelo in squadra è tanta roba. Ok, ce l'abbiamo. Ottimo. Super interessante sto Pokémon, raghi. Là ce n'è pure un altro, però sinceramente andiamo avanti per il momento. Ragazzi, guardate quanti! No, là c'è un Luxray, no, ma è bellissima sta zona. Qui c'è un'altra secondaria. Vediamo. Un membro del Team Galassia, ti stavo aspettando. Sono qui perché ho sentito che avete intenzione di installare una base nella zona. Ragazzi, una base ci serve qua. Vediamo. A quanto pare un Bronzor sta intralciando i lavori. Tuttavia non dà segno di voler attaccare. Sembra solo che cerchi di richiamare l'attenzione. Non possiamo ignorarlo. Potresti scoprire che intenzioni ha? Beh, ragazzi, se per fare la base serve solo eseguire Bronzor, ragazzi, facciamolo. Perché, ripeto, la base qui ci fa comodo. Vediamo dove se ne scappa. Potrebbe esserci qualcosa in quella direzione. Ok, ok. Noi in acqua ci possiamo finire, mi sa. Eh sì. Facciamo un piccolo giretto. No, Golduck, senti, non voglio combattere con te. Ok, vediamo da che parte si gira. Bronzor è volato improvvisamente in questa direzione. C'è un altro Bronzor ed è ferito. La situazione è grave, dobbiamo soccorrerlo subito. Bene, dovrebbe essere fuori pericolo. Già curato, incredibile.
Ok. Stava cercando il suo amico. Grazie a te siamo riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi. Ok, per fortuna io vendo ogni sorta di merce, non esitare a fare scorta di ciò che ti serve. Mentre parliamo hanno finito di installare il campo base, ragazzi, fantastico, proprio un campo base volevo. Meno male, ragazzi, meno male. No, Goldak, non voglio litigare, non mi serve litigare con te. Proprio no. Ecco qua il campo base, ragazzi. Ottimo, felicità incredibile, ragazzuoli. Curiamoci Pokémon. Che faccia da bronzo che ha, ok, basta. Ti prego, il videogiocatore, ma anche tu. Ti è venuta la stessa malattia che viene a tutti voi, le battute squallide. Ok, abbiamo curato i nostri Pokémon. Facciamo un po' di Pokéball, sinceramente. Facciamone un po', ok. Non avere il Pokémon Terra è grave, Ler. Ok, basta di nuovo. Ragazzi, vi butto fuori, ve lo giuro, vi butto fuori dal canale. Sabri, ma non è che Ponyta evolve con Pietra Focaio e lo stai tenendo in squadra inutilmente? Ci ho pensato ora. Beh, ragazzi, la regia potrebbe avere super ragione. Regia, adesso controllo. Andy dice, come puoi vedere, le scarpate sono estremamente scoscese. Nessuno potrebbe mai sperare di scalarle con le proprie forze. Tuttavia sono certo che, non, che potrai avvalerti dell'assistenza di Sneasler, saprà condurti in cima alla scarpata più rapido di un Intercity. È come se conoscesse una di quelle MN Scala Roccia, ad esempio. Ma cosa dico? Non esistono MN a Isui. Ragazzi, viene da un altro gioco! Ragazzi, viene da un altro gioco lui! È che non mi sto ricordando! Non mi sto ricordando! Incredibile, ragazzi, stanno collegando gli altri giochi, questa cosa la adoro. Il videogiocatore dice mi banno da solo, bravo il videogiocatore. Ok, mi sento come se stessi quasi per ricordare qualcosa. Chi ero io prima di giungere a Isui? Se sei caduta dal cielo è perché molto probabilmente provieni da un altro mondo. Sento che sfidandoti potrei recuperare sprazzi di memoria. Ragazzi, vuol combattere. Accettiamo volentieri, vai. Fatti sotto. Ebbene, in carrozza, Machoke, si parte. Come non detto, si evolve a livello 40, dice la regia. Va bene, regia, grazie dell'info. Nel frattempo prendiamocela con Andy. Ok, abbiamo Luxray, non fa niente. Vediamo se riusciamo a paralizzarlo con Tuono Shock. Ottimo, paralizzato. Però purtroppo usa lo stesso sdoppiatore. Prende il contraccolpo. Proviamo a utilizzare Sgranocchio, ragazzi. Ho sbagliato, me ne sono accorta adesso. Sgranocchio non è efficace. Fa nulla. Ragazzi, ma che fortuna però! Cioè, da paralizzato mi ha colpito due volte. Questa, ragazzi, è sfiga però. Stra sfiga. Comunque, mandiamo avanti Hippodon, che così lo facciamo un po' livellare. Ok. Ci ha pure evitato l'attacco. Ragazzi, sto Machoke è una potenza. Vabbè. È pure guarito dalla paralisi, non ci credo. Ok, dai. Allora, vediamo un po'. Ne manda un altro? Sì, ne ha tre. Ok. Oddio, ci ha paralizzati. No, l'ha evitato. Bravo Hippodon. Oddio, terra contro erba. Non me lo ricordo come è combinato. No, no, non va bene. Proviamo a fare sgranocchio. Dai. Forse lui però. Lui è super efficace. Vabbè, raghi, meno male che abbiamo fatto il nuovo campo, eh. Che poi potevo mandare Ponyta così lo facevo livellare. Scusate, raghi. Ok. Dai, con l'ultimo, chi mi mandi? Gliscor. Dovremmo andare adesso il tipo elettro. Che Typhlosion, poverino, non può fare granché. Oddio, proviamo Radolamento, ma facevo meglio a cambiarlo. Non lo sto cambiando solo e soltanto perché non mi interessa se muore. Mandiamo Luxray. Ah, e ce l'ho KO. E allora mandiamo Flotsel. Che acqua si dovrebbe essere super efficace. Vai di Idropulsar.
Esatto. Ciao ciao Gliscor. È sconfitto il capitano Andy. Mattia dice: ho capito come finisce il gioco. Attenzione, Matthew. Ok, livello 39 il nostro Buizel, 38 e 38 sia Umbreon che Ponyta. Grazie ai tuoi sforzi hai brillamente raggiunto la destinazione. Ebbene, ora permettimi di convocare Snizzler, ma fammi curare prima. Ah, vero che Snizzler tanto ci serve solo per fare la scarpata. Attenzione, ce lo chiama col flauto Memordei. Attenzione, guardate. No, ragazzi, che figo! Che figo! Ragazzi, queste versioni diverse dei Pokémon passati, non lo so, mi stanno piacendo un casino. Hai davanti a te Snizzler. Suoneresti il flauto per deliziare Snizzler con una melodia? Beh, ovvio. Il videogiocatore dice: ho fatto imparare Palla Ombra e Ombrartiglio a Typlosion. Beh, troppo bello avere Typlosion con attacchi fuoco e spettro. Sono esattamente d'accordo con te, mi è piaciuto un sacco questo doppio tipo dello starter. Ragazzi, che carino Snizzler! Ok, ha imparato la melodia. E quindi è in squadra con noi, ci ha dato la lastra fiele. Ecco ragazzi, io non sto dando neanche le lastre ai miei Pokémon, me ne sto fregando. Io mi fermo a questa stazione e do il cambio a Snizzler che scalerà la scarpata insieme a te. Una volta raggiunta la cima troverai il re da placare. Ok, io torno sui miei binari per dirigermi al villaggio Giubilo. Porgi per favore i miei ringraziamenti a Melio per averci concesso l'onore di affrontare le sue innumerevoli prove. In carrozza, si parte. Ottimo, noi ci andiamo a curare i Pokémon ovviamente. Adesso puoi chiamare Snizzler. Ok, al solito, premiamo A in prossimità delle pareti scoscese. Ok ragazzi, adoro questa cosa. Un attimino torno indietro però, che voglio tornare al campo. Se mi ricordo da che parte è però. Qua, davanti alla faccia ce l'avevo. Ok, andiamoci a ricurare i Pokémon. Ora ve lo spoilero, finisce che i Pokémon convivranno con gli umani e nel futuro ci saranno allenatori che partecipano ai tornei dopo aver ottenuto le medaglie che rappresentano il valore dell'allenatore di turno. No, vabbè, Mattia, non ci credo. Esatto, il videogiocatore dice no, vabbè, non ci credo. No, Mattia, guarda, hai fatto una rivelazione di quelle mai viste. Non potevi però spoilerarci il gioco così, che cattiveria. Bene, abbiamo curato i nostri Pokémon, adesso possiamo proseguire e scalare insieme a Snizzler queste montagne. Allora, vediamo, qua ci sono altri. Oddio, non posso già scalare. Ecco, guardate che figata. No ragazzi, lo adoro. Posso dire che lo adoro. Preso alle spalle. Oddio. Ragazzi, guardate quell'alfa. Sappiate che sarà mio quando sarò in grado di catturarlo. Sappiatelo. Ragazzi, siamo palesemente sotto lo squarcio. È inquietantissima sta cosa. Un altro Pokémon con cui non voglio combattere, sinceramente. Ok, volevo lui. Tanto siamo arrivati. Attenzione ragazzi, raggiunta la destinazione. Io salverei, ragazzi, non si sa mai, eh. Ok, andiamo. Benvenuta all'arena Cogliluna, il sito regale di Electrode. Ho tentato di fermarti, è vero, ma sotto sotto speravo che tu arrivassi fin qui. Forse sono le contraddizioni dell'animo umano ciò che ci spinge a maturare davvero. Io, Melio, membro del Team Diamante, non desidero altro che compiacere il sommo sinno dal momento in cui sono nato. Forza, se pensi di poter battere un capitano desideroso di proteggere il suo re, ti concederò la possibilità di provarci. Beh, ok, vuol combattere di nuovo, no problem. Va bene. È testardo questo Melio, eh. Oddio, Ponyta, non volevo proprio mandare te, però ormai sei capitato tu. Ragazzi, ma tre Pokémon contro abbiamo, ma in che senso? Cosa sta succedendo? Vabbè, almeno gli abbiamo fatto un po' di danni. Muori con onore, Ponyta. Beh, mettiamo Buizel. Ah, Floatzel, scusate, non si chiama più Buizel. Adesso abbiamo un po' di roba contro, ma non ci facciamo impaurire.
Dai, Buizol, resisti. Ok, Skunktank se ne va a fare il riposino. Ok, andiamo sempre con Idro Pulsar, che funziona anche abbastanza bene contro di loro. Rimane l'ultimo, forza Floatzel, che non c'è bisogno di cambiarti. Ottimo. Beh, meglio dire che ti puoi fare da parte, no? Che dici? Ok, nuova mossa, il nostro Typlosion. Ora vediamo che cos'è. No, non ho perso, hai vinto tu. Sono due cose diverse. Se solo avessi avuto più tempo. Più tempo per allenare la mia squadra e farla diventare ancora più forte. Ora capisco, ecco perché Demon dice sempre che il tempo è prezioso. Il Team Diamante e il Sommo Sinnoh sono vere fonti di saggezza. Ma so già cosa vuoi chiedermi. Vuoi sapere cosa piace ad Electrode per fare delle sfere, Zen, vero? Mi spiace deluderti, ma non posso dirtelo. Se proprio ci tieni a sapere il motivo è perché me lo sono completamente dimenticato. Vabbè. Te lo sei forse presa, arrabbiandoti non risolverai nulla, sai? Vedo che meglio ti sta facendo dannare, Abern. Ecco, è arrivato anche Demon. Perdonami, mi sono scordato di dirti qual è il cibo preferito di Electrode. Meglio incavolato nero. Che vuoi? Guarda che ti ho sentito, perché vuoi dirle qual è il cibo prediletto di Electrode? Sei il leader del Team Diamante o no? Lascia perdere sta gentaglia del Team Galassia. Ascoltami bene, testa quadra, hai visto o no in che condizioni è il re? Non provi nulla guardandolo soffrire a causa di quell'energia incontenibile? Ti sbagli, è in preda alla gioia per essere stato scelto dal Sommo Sinnoh. Chiunque deve affrontare delle prove per crescere, queste comportano angosce e dolori. Stai dicendo che la collera dei Pokémon regali è una prova data dal Sommo Sinnoh? No, non credo proprio. Per questo aiuterò Abern, i team non hanno importanza ora come ora. Anzi, non volevo limitarmi a dire che il materiale necessario è del minerale duro, gliel'ho portato personalmente. Ora forza, Melio, muoviti a fare le sfere Zen per Abern. Ecco, ragazzi. Riga dritto. E va bene, dopo tutto sono pur sempre un capitano, creerò queste sfere Zen. Ok, raghi. Ho creato una valanga di sfere Zen, lancia l'Electrode senza riserve, ma ti avviso, la sua forza è sorprendente, dubito che riuscirai a placarlo. Va bene. Ok, raghi, io stavo riflettendo sul fatto che forse non c'era tanto bisogno di mettersi il Pokémon in squadra, perché noi possiamo benissimo battere Electrode senza combattere, solo con le sfere Zen. Comunque faccio risuscitare Ponyta soltanto perché voglio che livelli anche lui. Ok, quindi risalvo, che non si sa mai, visto che l'ultima volta Arcanine mi aveva fregato alla stragrande. Grazie alla regia che mi fa bere prima dello scontro. Andiamo. Sei comunque così imprudente ad affrontarlo? Non mi tirerò indietro. Ammetto che hai un certo fegato, ma ascoltami bene, indugiare contro Electrode significa lasciarci le penne. Ragazzi, beh, speriamo che la nostra evitata basti. Oddio, ragazzi, ho un po' di paura contro Electrode, eh? Attenzione, l'albero. Eccoli. Che carini, ragazzi. Eccolo qua, ragazzi. Guardate che strano. Cambia espressione. Re delle grotte. Ragazzi, spero di non fare troppo danno e di riuscire ad evitarlo. Ci provo, eh. Oh mannaggina, mi inseguono! No ragazzi, è difficilissimo! Oh mannaggina! Aiuto! No ragazzi, è difficilissimo! Poi tra l'altro devo essere molto più vicina, non lo prendo se no. Aia!
Vi giuro, ragazzi, è bello tosto. Cioè, più che altro evitarlo è tosto. Dove me ne devo andare? Ho paura di questa, di questo attacco ad aria che fa, sinceramente. Ok, si è confuso però. Mi dice di lottare, ma io, ragazzi, non lotto. Ne approfitto per lanciargli le sfere, Zen. Aia. Ok. Ok. Devo mantenere la concentrazione, ragazzi. Aia. Mi sono fatta colpire malissimo, altro che concentrazione. Aia. Aia, sabri. Ora devo evitarlo e basta, mi sa. Devo scappare dall'area colorata, non ho molta altra scelta. Ecco. Piano piano, dice Mattia. Esatto, ragazzi, chi va piano va sano e va lontano in questo gioco. L'ho scoperto giocando. Cioè, mai stata più vera questa cosa. Alla faccia. Ora le palline sono diventate azzurre, mannaggina. Aia. Questa azzurra rompe, non poco, ragazzi. Forse faccio meglio a non rotolare. Me ne sono accorta adesso. Un'altra, sono due adesso, scappa. Aia. Rischio morte, ragazzi, rischio morte. Scappiamo. Scappiamo. Attenzione, meglio di ora non c'è. Aiuto! Aiuto! Dai, fai un altro attacco come quelli di prima. Dai! Aiuto, io scappo! Mammina! Ragazzi, mi sento inseguita come mai nella mia vita, ve lo giuro. Ok, dai che è l'ultimo attacco questo. Dai, Ok. Forza! No, ragazzi, stavo per morire di nuovo. Dai! Dai, ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Devo dire che finora lui è stato il più tosto. Arcanine in realtà era facilissimo, ragazzi, se vi ricordate ho proprio sbagliato per un bug. Ma Arcanine era facile, lui è stato il primo vero difficile. Più ragionamento, ecco. Più, cioè, meno forza d'attacco e più ragionamento. Ok, lastra saetta. Ottimo, ragazzi, devo cominciare a dare le lastre ai miei Pokémon, però ce le ho. Che disastro! Meglio non è contento, vabbè. Io ho donato 2000 punti e non hai ancora fatto i ringraziamenti. Oddio, Mattia, non l'ho visto. Non l'ho visto, Matthew. Non mi compare. Perché sono dall'applicazione di Twitch, Matthew. Non ho davanti Streamlabs, quindi non l'ho visto. Comunque, grazie mille, grazie mille.
È vero, ho collaborato alla creazione di quelle sfere, Zen, ma, no, ma ora che abbiamo perso la protezione del sommo sinno mi rimane solo una gran tristezza. Perché a me sembra che Electrode sia sollevato, ora che non soffre più. Andiamo, Demon, dici così solo perché è questo che vuoi credere, te lo dico io, non me ne faccio nulla delle tue prediche, bello mio. Che pensi di fare se il sommo sinno se la prende con noi? Arrivato a destinazione in orario. E tu perché sei tornato? Scortare Aberne nel suo viaggio mi è stato estremamente utile. Credo di aver recuperato parte dei miei ricordi. Si tratta di fatti relativi al mondo in cui immagino vivessi prima di perdere la memoria. Gran parte degli esseri umani laggiù è solita catturare i Pokémon e coltivare con loro rapporti di sostegno reciproco. Ragazzi, lui viene da uno dei giochi passati. Tra loro vi sono persone particolari note a tutte come allenatori, vale a dire esseri umani che mettendo alla prova se stessi e i propri Pokémon si impegnano con assiduità per arrivare alla destinazione scelta. Così facendo gli allenatori raggiungono via via maggiore intesa non solo con i propri Pokémon ma anche con le persone e i Pokémon che affrontano. Persone e Pokémon possono intraprendere insieme percorsi altrimenti preclusi. Se ci ostiniamo a ritenere di non poter essere alla loro altezza o a temerli più del necessario, il progresso resterà per sempre fuori portata. Capisco, il mondo da cui sei venuta tu è un posto simile, Abern? Oddio ragazzi, io le direi che non mi ricordo, perché è la verità, noi non lo sappiamo se lei proprio viene da uno degli altri giochi. Quindi non lo sappiamo. Unire le forze con i Pokémon, eh? Ne saremmo davvero capaci, viste tutte le difficoltà che stiamo avendo con i Pokémon regali? Tutta questa storia forse è proprio un modo per metterci alla prova? Capisco, ora mi è tutto chiaro, non sono solo i Pokémon a dover essere forti, anche l'incredibile Meliu deve migliorarsi e diventare forte da riuscire a guidarli e a farli diventare imbattibili. E il giorno in cui avrò fatto onore a questo proposito, il sommo sinno sarà colmo di gioia. Demon, parlami di nuovo degli insegnamenti del sommo sinno tramandati nel nostro team. Ok, apri bene le orecchie, non darti pena, non cedere alla rabbia, sì, per ogni creatura un amico fidato. Non darti... Ah, sembra la stessa cosa. Ah, poiché quando il sommo sinno è in pena, il tempo arresta il suo corso. Fantastico, complimenti. Ognuno di noi impegnandosi con assiduità arriva di certo alla destinazione scelta. E la tua destinazione, Aberne, è il prossimo re. Ora mi congedo definitivamente e faccio ritorno al villaggio Giubilo. Mi auguro che il tuo esempio possa mostrare alle genti di Isui che i Pokémon non vanno temuti. I Pokémon non sono affatto creature pericolose. Con il tuo permesso mi avvio. Soruan attende il mio rapporto. E beh, anche noi dobbiamo tornare a far rapporto a Soruan. Rendere onore al passato per costruire un futuro migliore. Forse è questo che ci chiede il sommo sinno, padrone del tempo e creatore dell'universo. Io, Meliu, affinerò la mia tecnica per far splendere Electrode più che mai. Ok ragazzi, anche noi dobbiamo riferire a Saruman quello che abbiamo fatto, quindi io direi di utilizzare alla stragrande il teletrasporto, ragazzi. Torniamocene al villaggio, pure di corsa. La regia dice, secondo me è l'opposto, il fatto che da lunedì non ha potuto giocare fa male, perché vai live per giocare il più possibile di storia, così da poterlo usare off cam. Sì ragazzi, anche quello, sono rimasta bloccata da lunedì senza poterci giocare, quindi... Anche quello mi ha stressato. Vabbè, posiamo un po' di strumenti che non ci servono, almeno non per ora. Va bene, ovviamente anche lui vuol fare rapporto, no problem. Ok, andiamo subito al villaggio. Ok. Mattia dice, va bene, ti perdono, ti voglio bene come prima. Vabbè, ha letto il mio messaggio senza che l'avanzare del gioco lo rendesse un commento inappropriato, sono commosso. Ragazzi, siete cattivi dentro, in base alla scena, non è che mi posso mettere a leggere. Ragazzi, vi ricordo che ci sono streamer che non li leggono proprio i commenti, non vorrei darvi brutte notizie, ma anzi io tutto sommato, ancora che siete pochi, riesco a leggerli quasi tutti. Ok, andiamo da Sorum. Sì, manca poco al Nintendo Direct, mi è arrivata la notifica. Vabbè, manca mezz'ora in realtà. Quindi ragazzi, mi raccomando, pronti alle 23, cominciamo l'altra live, quindi a tema Nintendo. Sorum dice, capisco, quindi Meliu pensa che il sommo sinno voglia metterci alla prova inducendo i Pokémon regali alla collera. Eh già, non so se questa teoria sia fondata o meno. Tuttavia mi chiedo perché colui che chiamiamo sommo sinno scatenerebbe una simile collera nei Pokémon? È adirato per qualche ragione o forse vuole minare i rapporti tra esseri umani e Pokémon? Purtroppo non c'è dato di comprendere i pensieri dei Pokémon. Eppure non posso fare a meno di domandarmi cos'è questo squarcio? Perché mai si è aperto?
Ad ogni modo, credo che tu sia stanca. Va dalla tovaglia di lino e recupera le forze. Ho provveduto ad avvisare Rampe. Ti servirà i migliori mochi di patate che tu abbia mai mangiato. Beh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Missione completata. Stasera è durata di meno. Qualcuno ha sentito che volevo fare la Direct, il Nintendo Direct in tempo. Mattia dice, ecco, praticamente quando farei i numeri non ci calcolerai più. No, ragazzi, impossibile. Vi calcolerò sempre. Magari a saltare qualche commento. Oggi offre Soruan. Che pregevole aroma. Come può l'appetito di un uomo venir stimolato a tal punto? Offre il capo, generoso da parte sua. L'ho udito dire che i progressi nelle ricerche hanno condotto un'efficace raccolta di materiali. Ad ogni modo sei davvero incredibile. Nessuno sa chi sei veramente, eppure ormai sei a tutti gli effetti la salvatrice di Isui. Abren si è guadagnata la fiducia di tutti, portando a termine missioni perigliose. Il comportamento è uno specchio in cui ognuno rivela la propria immagine. Non potrei essere più d'accordo. Il videogiocatore dice, comunque questo Andy credo venga da Unima, era il capo metro del metro lotta di nero e bianco. E il videogiocatore, lo sai che forse hai perfettamente ragione, anche a me ricorda lui. Adesso non lo ricordo perché nero e bianco li ho giocati veramente tanti anni fa, però è sicuro uno degli altri giochi, quindi se lo hai riconosciuto è sicuramente lui. Non ha bisogno di spiegarci le sue intenzioni, ce le dimostra con le sue azioni. Per questo motivo non ha rilevanza chi sia Abern davvero. Per noi sarà sempre un membro della squadra di ricerca e un'alleata del villaggio Giubilo. Tipo, si scopre che in realtà noi veniamo da un mondo in cui siamo cattivissimi. Vabbè. Aveva un gemello vestito di bianco, dice il videogiocatore. Sì ragazzi, ma sicuro da un altro gioco viene. Quindi, ripeto, se lo hai riconosciuto in nero e bianco sarà sicuramente lui. Ok, il giorno dopo, ragazzi, vediamo che succede. Alzarsi presto non è così male. Pur svegliandoti al sorgere del sole, dubito tu abbia chissà cosa da fare. E invece ti sbagli, chi dorme non piglia Magikarp e comunque Soruan mi ha mandato a chiamare. Beh, lo stesso vale per me, per di più ho fatto molta strada per venire qui, mi sono sicuramente svegliata prima di te. Certo che sei pesante già di primo mattino, non serve far scenate su chi si è svegliato prima. Beh, vieni anche tu, no? Anche se sappiamo già entrambi di che si tratta. Beh, ragazzi, in teoria manca l'ultimo Pokémon regale. Inoltre, la sede è proprio qui accanto, non c'è molta strada da fare. Beh, ragazzi, vediamo cosa ci deve dire Saruman. Finora hai placato ben 4 Pokémon regali. È stata dura. Quando è arrivata notizia della collera dei Pokémon regali in tutta Isui mi sono preoccupata. Non riuscivo a immaginare come avremmo potuto risolvere questo problema. Chi si aspettava che una straniera sarebbe caduta dal cielo per salvarci tutti? Nel frattempo la regia dice, noi siamo la nonna del cattivo capo del Team Galassia, ne sono certo, addirittura la nonna. Vabbè, non divaghiamo, resta un ultimo Pokémon da placare, si tratta di Avalag sui ghiacci canditi. No, candidi, scusate. Stando a quanto riferisce Perula, è il più temibile tra i Pokémon regali. Quindi ci dobbiamo preparare bene, raghi, per la prossima live, eh? Mi sa che off-cam mi metto a livellare adesso. Ti ordino quindi di andare a placare Avalag, l'ultimo re in collera. Forse ciò sortirà qualche tipo di effetto sullo squarcio. Ovviamente avrai l'aiuto del Team Perla, ma anche del Team Diamante, che si unirà al Team Galassia per darti manforte. Insieme garantiremo un futuro radioso a Isui. Ci vediamo nelle fredde terre dei ghiacci candidi, allora. Ok, ragazzi, nuova missione principale. Per quanto tu sia in grado di placare questi Pokémon in preda alla collera, resti una straniera caduta dal cielo. Ci sarà sempre chi diffiderà di te, tuttavia puoi conquistare la fiducia dei più. E per farlo non hai altra scelta che dimostrare la tua onestà di intenti. E beh, ragazzi, la trama si infittisce. Selina, cosa ci deve dire? Vediamo. È stata attaccata? Ah no, ha paura degli insetti, bene. Abra, butta questo Vrumple fuori di qui col teletrasporto. Un Vrumple è entrato, ma povero. Vabbè. Raga, ma Soruan è l'antenato del professor Rowan. Oddio, il videogiocatore. Ah ragazzi, dovete sapere che il videogiocatore mi ha detto una cosa super interessante. O è stato il videogiocatore o è stato Mattia, scusate ma non me lo ricordo. Praticamente le tre brigantesse, se ci fate caso, sono identiche alle tre cape del Team Galassia di Pokémon Perla Splendente. Quindi sono tipo antenate di quei tre. Stessa cosa a questo punto Soruan, ragazzi, ci credo che sia l'antenato del professor Rowan.
praticamente tra i personaggi di Isui che stiamo conoscendo, ragazzi, e Team Galassia hanno sicuramente dei parenti nel Team Galassia di Pokémon Perla. Dobbiamo solo riconoscere chi sono. Anche Selina sicuramente avrà un suo, chiamiamolo doppelganger, insomma qualcuno che ci assomiglia, quindi sicuramente saranno imparentati. Vabbè. La regia dice: non ascoltarlo, il rispetto si conquista con la paura, attaccali tutti con i tuoi Pokémon e tutti ti accetteranno o moriranno. Addirittura, che tragedia, regia. Vabbè, Selina ci dice: per questa spedizione dovrei esplorare i ghiacci candidi, con il suo clima estremo è il luogo più inospitale dell'intera Isui. Perciò è necessario che se ne occupi un membro di rango pentastello superiore. Ragazzi, neanche a farlo apposta, vedete, è perfetto questo gioco. Non l'avremmo potuto fare stasera perché io sono un tetrastelle, quindi devo obbligatoriamente livellare a pentastelle e alla prossima live lo faremo. Ragazzi, è perfetto. Cerca di osservare i Pokémon mentre usano la tecnica potente quella rapido. Cattura in determinate ore della giornata per completare gli incarichi Pokédex e salire di rango. Non dimenticare di controllare le richieste affisse alla lavagna nello studio del professore. Beh, chiaro, ovviamente ci sta dando tutti i consigli per lì. Direi di staccare qua per stasera e concentrarci così off cam a fare... Ragazzi, farò tutte le secondarie che posso e farò livellare un botto la mia squadra, perché ragazzi ci manca soltanto l'ultimo Pokémon Re. Beh, ragazzi, che dire, ripeto, per l'ultima live, anzi per la prossima live, andremo dall'ultimo Pokémon regale. Sicuramente la trama, non dico che sta giungendo al termine, però quasi, si raggiungerà sicuramente un punto importante di trama una volta calmati tutti i Pokémon regali. Quindi non vedo l'ora che sia venerdì, ragazzi, vi giuro, non vedo l'ora. Quindi questo gioco veramente mi sta piacendo un casino. Quindi ragazzi, a tra pochissimo, rimanete svegli, raghi, perché anche io come orario alle 11 sono un po' KO, però ci tenevo un sacco a vedere Nintendo Direct insieme a voi, quindi venitemi a fare compagnia così lo commentiamo insieme. Grazie a tutti per essere stati con me in questa live, in questa puntata di Pokémon Leggende Arceus, e nulla, con Pokémon ci vedremo venerdì. Un bacione, ragazzi, grazie a tutti, e per tutti gli altri a tra poco con Nintendo Direct.